Uomini e donne, scatta il bacio tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Relazioni pericolose. Scatta il bacio tra Andrea e Teresa ed il pubblico sogna una riappacificazione tra i due. Un confronto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella dopo il no al castello era nell'aria e infatti le anticipazioni di Uomini e Donne fornite da vari siti sono piuttosto forti. L'incontro in studio tra la tronista e il corteggiatore c'è stato, ma qualcosa è andato storto. I due sono entrati come coppia e sono apparsi incredibilmente e inaspettatamente complici e affiatati. I due hanno ammesso di essersi visti dopo la reazione negativa del corteggiatore, di essersi chiariti in parte e che c'è stato addirittura un bacio. Poi il colpo di scena, c'entra Antonio Morricone. Insomma, nonostante il trono della Langella si sia concluso da un bel po', continua a far parlare molto. Senza fine. I fan felici perché scatta il bacio tra Andrea e Teresa. Ma purtroppo non tutto va come dovrebbe. Andrea ha svelato che tra lui e Teresa c'è stato un bacio quando è andato a Napoli. Il confronto tra l'ex tronista e l'ex corteggiatore ha avuto momenti di rabbia. La Langella, infatti, non ha gradito le parole di Andrea sull'SMS inviato ad Antonio e si è detta certa che Andrea sia voluto tornare a Uomini e Donne per metterla in cattiva luce. Parole che fanno infuriare Dal Corso che, nonostante voglia portare avanti la frequentazione con la napoletana senza telecamere, lascia lo studio. Anche Teresa va via e ribadisce che tra lei e Andrea non ci sarà nulla. I fan di Antonio. Scatta il bacio tra Andrea e Teresa ma non la loro riappacificazione. Una cosa è certa, i due non avvieranno mai una storia d'amore. I fan del dating show sperano vivamente che venga proposto il trono ad Antonio Morricone. Così come già accaduto alla nuova tronista Giulia Cavaglia.